Grazie, buonasera. Permettimi Alessandro di ringraziare anch'io le persone che sono intervenute stasera, le forze dell'ordine, l'amministrazione, i cittadini. La Commissione Antimafia sta raccogliendo con grande soddisfazione e grande entusiasmo gli inviti che comunque arrivano dal territorio, dalle associazioni antimafia di vari territori. Per cui questa è la terza volta che la Commissione va sui territori. La prima volta è andata a Cantù, poi è andata a Corsico, stasera a Baranzate, e già comunque altre associazioni del territorio ci stanno chiedendo di girare un po' per tutta la Lombardia. E questo credo che sia un segnale importante, perché questo significa che si vuol sentir parlare di mafia. Si ha il bisogno, si percepisce il bisogno di parlarne, di capire che cos'è, di inquadrare il fenomeno, di inquadrarlo nel contesto del nostro territorio, e per fare qualcosa. Stiamo percependo davvero da parte dei cittadini il desiderio forte di approfondimento, di conoscenza, ma anche di reagire in qualche maniera. E credo che la presenza delle istituzioni stasera, insieme alle associazioni, al giornalismo, alle forze dell'ordine, alle amministrazioni locali, ecco, tutto questo insieme rappresenta una rete straordinaria, ed è da questa rete che bisogna partire per muovere una forte azione di contrasto alle criminalità organizzate. La Commissione Antimafia, che è nata in Lombardia non tanto tempo fa, perché è nata nella scorsa legislatura, quindi è di fresca istituzione, ha in realtà già fatto tanto. Nella precedente legislatura ha lavorato prevalentemente alla realizzazione di una legge, che è la legge 17, numero 17 del 2015, che è una legge che ha un po' raccolto tutti i vari spunti normativi presenti in varie norme regionali, li ha raccolti in un unico testo, che infatti ha preso il nome di cosiddetta legge antimafia, e che prevede una serie di impegni e di attività di contrasto alla criminalità organizzata, ma anche di promozione dell'educazione alla legalità. Molto si fa in questo senso, si va nelle scuole, si instaurano rapporti con le associazioni antimafia, si finanziano con fondi, per esempio, la ristrutturazione, la gestione dei beni confiscati, che è un altro tema fondamentale, e si approfondiscono tematiche. Da circa un mese e mezzo, per esempio, con la Commissione abbiamo iniziato una indagine conoscitiva sul traffico illecito dei rifiuti in Lombardia connesso alle criminalità organizzate, una indagine conoscitiva direi assolutamente necessaria, visto l'elevato numero di incendi che si stanno comunque succedendo nella nostra regione, e visto che comunque da più parti la magistratura evidenzia una chiara e strettissima connessione tra le criminalità organizzate di stampo mafioso e il business del traffico illecito di rifiuti. Siamo già alla terza audizione, la settimana prossima faremo la quarta, stiamo ascoltando tutti i soggetti variamente interessati nel ciclo dei rifiuti. Abbiamo ascoltato l'Università Statale di Milano attraverso il suo centro di ricerca CROSS, abbiamo ascoltato ARPA, che è l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, abbiamo ascoltato i Carabinieri Forestali, mercoledì prossimo ascolteremo i Vigili del Fuoco, e così andremo avanti fino più o meno alla fine di giugno, quando concluderemo con una relazione conclusiva. E chiaramente nelle intenzioni della Commissione c'è anche quello di tradurre poi tutta questa relazione in degli atti di indirizzo, cioè in impegni nei confronti della Giunta a fare qualcosa. Ci sono poi i miei colleghi Borghetti e Galizzi, che magari in tal senso contribuiranno a darvi qualche informazione in più sulle attività della Commissione. Io stasera, vista l'assenza del ricercatore dell'Università Statale, che purtroppo per altri impegni non ha potuto intervenire, mi prendo un po' il compito anche di veicolare i contenuti di questa straordinaria ricerca. Guardate, la collaborazione delle istituzioni con le università è fondamentale, perché le università consentono di analizzare, cioè di studiare in maniera analitica un fenomeno come nessun altro è in grado di fare. E questo hanno fatto perché
CROSS, che è il centro di ricerca sulle criminalità organizzate dell'Università Statale di Milano, coordinato dal professor Nando Dalla Chiesa, ha realizzato questo studio sul monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia, suddiviso in due parti. Una prima parte che proprio racconta e fa vedere, mappa alla mano, la penetrazione delle varie mafie nei vari territori di Regione Lombardia. La seconda parte, che è da poco stata consegnata e che presenteremo l'11 di marzo, invece racconta quali fette dell'economia lombarda ha praticamente conquistato, in particolar modo l'Andrangheta, che sapete è tra le mafie quella che ha maggiore presenza nella nostra regione. Per cui stasera, magari prendendo spunto da questo monitoraggio e anche da un libro che io in tal senso trovo davvero illuminante, che è Passaggio a Nord del professor Dalla Chiesa, straordinario libro che racconta anche la storia dell'antimafia in Lombardia, provo a farvi un po' un quadro generale di come sono arrivate le mafie in Lombardia e di che cosa è successo poi in Lombardia, lasciando poi magari a Cesare il compito di fare un po' il focus più territoriale nella zona del nord-ovest. E, dunque, in realtà, sebbene la percezione della presenza in Lombardia delle mafie sia probabilmente di tempi recenti, la mafia in Lombardia, l'arrivo dei primi mafiosi in Lombardia è da datare a metà degli anni 50 e ha coinciso con fondamentalmente due fattori. Uno era il fenomeno migratorio dalle regioni del sud, intendiamoci, la maggioranza delle persone che venivano ovviamente erano giovani, ragazzi speranzosi, pieni di energia in cerca di un lavoro, ma tra questi diciamo si sono inseriti alcuni boss o di piccolo cabotaggio oppure boss più importanti che alcuni per caso, altri invece con una vera e propria logica strategica, hanno iniziato a venire dal sud al nord. Questo tipo di migrazione ha interessato prevalentemente l'area occidentale della regione, invece l'area orientale della regione ha visto l'arrivo dei mafiosi attraverso l'applicazione di quell'istituto che voi certamente conoscete, di cui avete sentito parlare, che è il soggiorno obbligato. Soggiorno obbligato che in realtà in un primo momento nel 1956 fu creato per, diciamo, allontanare dal proprio territorio di appartenenza delle persone considerate pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità, ma che nel 65 fu esteso anche a coloro che erano indiziati di appartenere ad associazioni mafiose. Ora, la logica che sottostava al confino era ovviamente ragionevole, nel senso si pensò che togliere questi soggetti da un territorio dove avevano le loro relazioni, dove vivevano da anni, dove erano nati e cresciuti, e metterli in un territorio invece apparentemente poco favorevole, li avrebbe in qualche modo resi innocui o comunque li avrebbe allontanati e li avrebbe resi meno pericolosi. In realtà questo fu una grave sottovalutazione, un grave errore di valutazione, perché non si considerò da una parte il fatto che queste persone avevano una straordinaria capacità di adattamento, un po' il fatto che ovviamente i corruttibili ci sono un po' dappertutto e non soltanto nelle regioni del sud, anche nelle regioni del nord, quindi in realtà il terreno fertile c'era lo stesso, e un po' perché anziché mandarli, come era nella volontà originaria di questo istituto, in paesi isolati, piccoli, in realtà furono inviati in alcune aree che erano in pieno sviluppo economico, inserendoli quindi in contesti a loro estremamente favorevoli. Perché avvenne questo? Beh, diciamo nella migliore delle ipotesi, proprio per un problema di sottovalutazione delle conseguenze, nella peggiore delle ipotesi perché già allora c'era una qualche forma di connivenza tra la politica e i soggetti criminali mafiosi. Ad ogni modo questo avvenne e determinò anche il trasferimento negli anni delle famiglie di questi criminali, in modo tale che si furono in grado di ricostituirsi al nord
quella rete di relazioni sociali e familiari e quindi di ricrearsi il loro humus, il loro ambiente e di potersi praticamente nuovamente insediarsi, lavorare, prendere contatto con professionisti e fare quello che facevano prima. Anzi, approfittando di un terreno particolarmente fertile perché da un punto di vista economico offriva 1 milione di possibilità di nuovi investimenti. Ora, la vera domanda è, ma a seguito dell'arrivo di questi soggetti e del loro insediamento del nostro territorio, beh, non successe nulla? Cioè, nessuno fece nulla? Beh, evidentemente no. Perché negli anni 80 e negli anni 90 in realtà la Lombardia reagì e reagì molto al fenomeno dell'infiltrazione mafiosa. Però, come Nando Dalla Chiesa scrive nel suo libro che vi ho citato prima, Passaggio al Nord, c'è in realtà quella che lui definisce la cosiddetta grande rimozione. Oggi nei libri di scuola e comunque anche negli ultimi decenni, nei libri di scuola, nelle scuole, ma credo anche negli anni 80 e gli anni 90, anche gli organi di informazione non ci hanno raccontato quello che è avvenuto. E questo ha determinato una sorta di vuoto di memoria collettivo. Ci siamo persi un pezzo di storia della Lombardia che noi non conosciamo e che se l'avessimo conosciuta, se qualcuno ce l'avesse raccontata in dettaglio, probabilmente ci avrebbe aiutato anche a strutturarci per conoscere meglio questo fenomeno e anche per poterci difendere da esso. Perché questo? Perché ci fu questa grande rimozione? Beh, un po' per un pregiudizio di fondo. Siamo abituati a pensare che la vera mafia sta nelle regioni del sud e che di tanto in tanto questi mafiosi prendano la loro valigetta piena di soldi, arrivino al nord, facciano affari, ma poi se ne tornino al sud. Questo è stato un po' un pregiudizio che per molti decenni ci siamo portati avanti e che ci ha reso incapaci e ciechi nel vedere che in realtà qui stava succedendo qualcosa di ben diverso da un passaggio temporaneo, transitorio delle mafie che poi tornavano nelle regioni del sud. E poi perché ci fu una coincidenza storica. Negli anni 70 ci fu il terrorismo e il terrorismo creò un cono d'ombra che non consentì di vedere come le mafie si stavano radicando nel nostro territorio. È chiaro, il terrorismo venne percepito come un fenomeno estremamente grave che minava la sicurezza stessa delle istituzioni, per cui tutti si concentrarono nel contrastare questo fenomeno e nessuno si accorse, o comunque la gente comune non si accorse, la maggioranza non si accorse che in realtà le mafie si stavano prendendo pezzi interi del territorio della Lombardia e anche fette intere della nostra economia. Ora, in realtà, però, se la concezione collettiva è questa, e cioè di cecità, di disinformazione, ci fu in realtà un grosso movimento antimafia negli anni, soprattutto negli anni 90, che fu un'antimafia giudiziaria in prima battuta e anche un'antimafia sociale. Ora, la prima cosa che il primo fenomeno, il primo strumento attraverso cui in Lombardia, ma un po' in tutta Italia, le mafie cominciarono ad accumulare ricchezza furono i sequestri di persona. Tutti noi ricordiamo i sequestri di persona, ma molti e troppo spesso furono attribuiti al terrorismo quando in realtà era un'opera proprio delle criminalità organizzate di stampo mafioso. Voi pensate che in Italia tra gli anni 70 e 80 si contano più di 600 sequestri, con un giro di affari di 800 miliardi di lire, di cui la metà solo nelle mani dell''ndrangheta. Fu il periodo in cui l''ndrangheta raccolse tutto il proprio capitale, che poi investì in traffici illeciti e anche in attività lecite attraverso le quali riciclare il frutto dei traffici illeciti. E guardate che se negli anni 70-80 le criminalità organizzate furono in grado di fare così tanti sequestri in Lombardia, perché ce ne furono tantissimi, beh, questo dimostra un fatto
che oggi, a distanza di tempo, ci risulta molto chiaro, e cioè che già allora loro avevano una padronanza del territorio altissima. Perché per fare un sequestro bisogna prima di tutto conoscere i professionisti e gli imprenditori che si vuole sequestrare, ma bisogna anche conoscerne un sacco di dettagli, di informazioni. Bisogna sapere i loro conti in banca, bisogna conoscere le famiglie, le loro abitudini, bisogna conoscere le frequentazioni, se fossero protetti o meno. Quindi avevano un'attenzione, una padronanza, un controllo del territorio già altissimo in quegli anni. E chiaramente questo andò avanti fino poi, come sapete, al 1993, quando con la legge sul blocco dei beni dei familiari dei sequestrati, il fenomeno dei sequestri ovviamente andò scemando. Eppure, come vi dicevo prima, gli anni 90 furono il momento in cui soprattutto la magistratura in Lombardia fece tantissimo. Allora, se la maggior parte di noi conosce il maxi processo di Palermo e l'aula bunker del Luciardone, questo è ovvio perché se ne è parlato tanto, ed è giusto che se ne parlò tanto, perché fu un approccio rivoluzionario nel contrastare le mafie. Ma quanti ricordano i maxi processi milanesi degli anni 90? Quanti ricordano l'aula bunker costruita nel quartiere periferico di Pontelambro? Quanti ricordano che tra il 1991 e il 1995 ci furono più di 2000 persone arrestate in decine di procedimenti e che furono individuati addirittura responsabili per più di 100 omicidi, sequestrati beni e depositi bancari per decine di miliardi di lire, e che fino al 1999-2000 ci furono molti maxi processi, stiamo parlando di qua, della nostra regione, di Milano, dove ci furono anche 150 imputati per ogni processo. Voi pensate che in quegli anni, rispetto alle due di oggi, furono costruite tre nuove sezioni della Corte d'Assise. Questo è un mondo, un intero pezzo della nostra storia, che non conosciamo, che nelle scuole non si racconta, che sui libri di storia non leggiamo. Ecco perché si parla della, chiaramente di un vuoto storico di memoria collettiva. Questa cosa ebbe delle conseguenze gravissime, se voi ci pensate. Prima di tutto si persero tutte le informazioni che venivano fuori dagli atti giudiziari. E non sto parlando soltanto di informazioni tecniche, sto parlando anche di alcune informazioni sul, diciamo, di stampo sociologico, antropologico del fenomeno mafioso, che se fossero state evidenziate, se ci fossero state raccontate, ci avrebbero consentito di diventare cittadini consapevoli di un percorso, di un fenomeno che si stava man mano ampliando sempre di più, e come dicevo prima, da cittadini consapevoli avremmo potuto strutturarci molto meglio in termini di difesa e di contrasto. E poi si commise l'ennesimo errore quando ci fu nel 2010 il crimine infinito, l'operazione crimine infinito, che vide collaborare la procura di Reggio Calabria con la procura di Milano, di fissare quasi una sorta di anno zero, come se si partì da lì per conoscere la presenza dell''ndrangheta e delle mafie in Lombardia, quando non era così, perché in realtà molto era stato fatto prima, la mafia c'era da metà degli anni 50 e i magistrati avevano fatto cose incredibili, incredibili. Ma tutto questo non ci venne raccontato. Seppure in maniera inferiore e in misura ridotta rispetto a quello della magistratura, si cominciò a sviluppare anche un movimento antimafia sociale. In quanti, per esempio, ricordano le denunce che le associazioni antimafia fecero in quegli anni in assemblee pubbliche o presso le istituzioni? In pochissimi. Ecco, quindi, quello che vi voglio rappresentare raccontandovi questo pezzo di storia lombarda è che, di fatto, noi pecchiamo di un vuoto enorme, e che se in realtà se ne parlasse di più di mafia,
Se nelle scuole, se nei libri di storia, questo pezzo di storia venisse raccontato in maniera più dettagliata, io credo che forse oggi ci troveremmo anche in una situazione diversa, perché il contrasto alle mafie nasce prima di tutto dalla consapevolezza di un fenomeno, nasce dalla capacità di evolversi per strutturare una sorta di autodifesa a questi fenomeni, ma per far questo bisogna conoscere, bisogna informarsi. Quindi serate come queste di stasera fanno parte di un percorso assolutamente essenziale per lavorare insieme e per contrastare le mafie, perché queste serate fanno informazione, fanno formazione, oltre che chiaramente sancire un principio molto forte, che questo che la Commissione Antimafia ci tiene molto a ribadire in serate come queste e anche in altre circostanze, e cioè che le istituzioni ci sono. Le istituzioni sono sul territorio, la Commissione Antimafia intende lavorare ovviamente all'interno del Consiglio regionale, ma intende uscire dal palazzo del Consiglio regionale e andare sui territori ovunque verremo chiamati per far capire a chiunque avrà bisogno di un sostegno che l'istituzione c'è, ma per far capire contestualmente anche alle mafie che l'istituzione c'è e che non possono pensare di fare quello che vogliono. Guardate, in diverse circostanze, negli episodi, nei casi in cui vi ho raccontato prima, cioè quando siamo andati a Cantù, quando siamo andati a Corsico, è capitato che nel pubblico ci fossero persone, come dire, appartenenti alle famiglie mafiose del territorio. In alcuni casi, addirittura al termine della serata, si sono avvicinate anche ad intimidire. Ma noi non ci facciamo intimidire, io lo dico forte e chiaro. Guardate, alla mafia non piace che si parli di mafia, quindi noi dobbiamo farlo, dobbiamo continuare a farlo e soprattutto dobbiamo sempre più mantenere stretto questo filo di collegamento con i cittadini, che sono le prime sentinelle sul territorio, con le associazioni che da decenni fanno un lavoro egregio, con i giornalisti che hanno il coraggio di fare nomi e cognomi. Adesso vedrete che Cesare Giuzzi non avrà alcuna reticenza, come al suo solito, a farlo, e chiaramente con le istituzioni, le forze dell'ordine e la magistratura. Questa è una rete invincibile, le mafie non possono nulla contro una rete del genere, ma bisogna essere consapevoli e bisogna essere informati. Quindi io ringrazio comunque Alessandro Diano per l'invito di stasera e sono contenta del fatto che stiamo già ricevendo altri inviti, per cui io credo che sarà veramente l'inizio di un percorso lungo nei prossimi anni, in cui credo che potremo fare veramente grandi cose. Vi ringrazio e lascio la parola ad altri. Grazie. Grazie Monica per questo excursus storico, che quindi ha fatto un po' a ripercorso come nasce la criminalità organizzata, che come vedete è abbastanza diverso da quello che magari vediamo in televisione, che è una versione un po' più romanzata. Diciamo che spesso la criminalità organizzata è, appunto, per usare una battuta di Amurri Verde che mi piace molto, la criminalità è organizzata, noi ancora no, ma ci stiamo organizzando, ecco. Quindi bisogna che chiunque di noi abbia consapevolezza sul fatto che non necessariamente c'è la presenza di una lupara, di una coppola, ma semplicemente quando si impedisce a qualcuno di lavorare. Per esempio abbiamo il buon Lorenzo Sano, che insomma ha fatto una buona manifestazione a Corsico, la gente credo che ha preso consapevolezza anche grazie alla tua battaglia, perché è figlio appunto di una vittima di questi comportamenti aberranti che avvengono, ribadisco, organizzati da una minoranza organizzata. La maggioranza delle persone siamo noi. Il problema è che loro sono organizzati, ecco perché dicevo dobbiamo imparare a fare i termometri, a relazionarci con le forze dell'ordine, a relazionarci con i lavori di commissione, quindi anziché magari lamentarsi solo su Facebook, che va benissimo per creare, per carità, tutti i vari contatti eccetera, però poi concentriamo le indicazioni in documenti, andiamo o facciamo pervenire a questi rappresentanti istituzionali. E a proposito di rappresentanti istituzionali, volevo salutare il sindaco Luca Elia di Baranzate, che riconosco qui in prima fila con altri
due esponenti dell'amministrazione locale, e è sempre importante quando appunto gli uomini delle istituzioni partecipano a questi eventi per, mi auguro, poi valutare più efficacemente l'azione poi di governo verso questi fenomeni. Ecco, adesso vorrei dare la parola a un altro vicepresidente del Consiglio Comunale, io l'ho definito solo consigliere, ma in realtà vicepresidente del Consiglio regionale. È vicepresidente del Consiglio, e io giustamente ho parlato, esatto, sono due vici, lui della Commissione Antimafia, lui del Consiglio regionale. Adesso sono stato preciso, abbiamo dato i ruoli perché è giusto riconoscerli, visto che l'impegno che fanno nelle istituzioni è seriamente una cosa molto importante, soprattutto in questi periodi dove la politica sembra abbastanza lontana. Ecco, questi signori sono tutti di colori abbastanza diversi, ecco, quindi io sto parlando proprio di politica con la P maiuscola, cioè sto volando sopra quelli che sono poi i vari schieramenti. In generale dico che però quando qualcuno si prende mal di testa conto terzi fino a tarda ora, perché di fatto fare politica certe volte vuol dire anche rovinare amicizie, passare veramente del tempo a fare queste attività, e lo fa con attenzione ai cittadini, credo che dobbiamo imparare più a distinguere chi lo fa con questo spirito da chi magari lo fa meno bene, non rendendo un buon servizio a tutto il gruppo, diciamo. E a proposito di lavori di commissione, volevo qualche altra indicazione invece da Carlo Borghetti, vicepresidente del Consiglio regionale, per quello che invece lui può dare sia a livello di messaggi, quindi come noi cittadini, perché è tutto molto bello, ma io domani mattina mi sveglio, cosa posso fare nella mia vita di tutti i giorni, per esempio, quali sono delle indicazioni che il cittadino, al di là di quello che abbiamo provato a dire, può mettere in campo nella sua vita, quindi dal palazzo alla città, quali sono le indicazioni che Carlo ci vuoi dare proprio per avere chiaro anche cosa noi possiamo fare per migliorare la nostra comunità? Grazie. Grazie, grazie Alessandro Diano anche per avere fatto riferimento a una politica che si impegna, che si vuole impegnare. Noi tutti spesso semplifichiamo e mettiamo in un unico calderone tutto, insomma, e invece è giusto prendere atto che in qualunque attività della nostra vita e delle nostre comunità c'è chi fa di più, chi fa di meno, e a me fa molto piacere che tu abbia fatto questa sottolineatura del fatto che c'è una politica impegnata, mi verrebbe da dire militante, anche rispetto ai temi dell'antimafia. E certo non sempre noi dal palazzo, diciamo così, riusciamo anche a trasmettere sia quello che è il nostro impegno, e ancor di più spesso non riusciamo a trasmettere quella che è il frutto del nostro lavoro, che può, se meglio conosciuto, anche aiutare ciascuno di noi a fare qualcosa là dov'è, in ciascuna delle battaglie di civiltà che facciamo, in questo caso nella battaglia contro la criminalità organizzata e l'antimafia. Ha ricordato bene Monica Forte che in questa regione fino a qualche anno fa, una decina di anni fa, c'era persino da parte della politica, da parte di una grande parte della politica, una specie di pudore a parlare di mafia, di 'ndrangheta, come se fosse qualcosa che non riguardasse la Lombardia ma riguardasse solo altre parti del paese. Come ha ricordato già lei, c'è voluta l'operazione Infinito nel 2010 a fare un'operazione, diciamo, shock per chi sta in questa regione e scoprire una cosa che in realtà si sapeva già, sapevano tutti, cioè che la Lombardia è una regione, ahimè, afflitta da questa peste che è la mafia, tanto quante tante altre regioni d'Italia, tanto quanto le regioni del sud. Non a caso, per esempio, credo che siamo tra i primissimi regioni, non ricordo adesso esattamente la classifica, per beni confiscati alle mafie, e quindi se qui ci sono più beni confiscati alle mafie che da altre parti, vuol dire che c'è una presenza evidentemente molto radicata e anche molto potente in termini economici. D'altra parte la regione Lombardia è una delle regioni, forse la, questo lo possiamo dire, la regione più ricca d'Italia, e quindi è chiaro che attira la criminalità organizzata e tutte le mafie in modo particolare. Ci volle quell'operazione del 2010 per fare un'operazione di quasi di presa di coscienza collettiva anche della politica. Io mi ricordo adesso, non voglio buttarla in politica stasera, è proprio l'ultima cosa che vogliamo fare, però c'era qualche sindaco, c'era anche qualche presidente di regione che diceva non ci riguarda. Dopo quella
dopo quell'evento nel 2010, peraltro uno delle operazioni più grosse è stata fatta, come sapete bene, a pochi chilometri da qua, a Palermo Dugnano, no? Dove furono tra l'altro tratti in arresto persone che si riunivano proprio per una, non ironia delle sorte, ma per una, vorrei dire, non so che parola usare, ecco, per uno sfregio della memoria in una sala dedicata a Falcone Borsellino, giusto, ricordo bene, addirittura, quasi come se fosse un affronto che si voleva fare. Quell'operazione fu molto di shock e da allora, diciamo, che anche la regione incominciò a dotarsi di un organismo che non era ancora la Commissione Antimafia, che mise a tema il tema dell'antimafia e dell'educazione alla legalità. Si chiamava Osservatorio Regionale per la Legalità. Era il 2010, io diventavo consigliere regionale in quel momento e feci parte da subito di quell'organismo, e noi lavorammo e portammo a compimento due leggi, una per l'educazione alla legalità e l'altra per il contrasto alle mafie. Poi nel 2015, come ha già ricordato Monica, si è fatto un testo unico, anche più ampio di quello che era stato fatto negli anni precedenti, che prevede delle cose sul contrasto alle mafie e l'educazione alla legalità che adesso vi racconto, perché raccontando cosa quella legge dice vi mando dei messaggi e anche spero di farvi capire dove ci sono spazi anche di protagonismo, di impegno da parte delle associazioni, da parte dei cittadini, da parte delle scuole che si possono agire. Intanto è importante sempre mettere le due cose appaiate. C'è un lavoro che ci tocca fare, che dobbiamo fare di contrasto, e questo, oso dire, magari riguarda ovviamente di più alcuni che si specializzano in questo, a partire dalle forze dell'ordine. C'è un altro lavoro che riguarda l'educazione alla legalità, che va fatto contemporaneamente. Non si può pensare che c'è un prima o un dopo. Prima vinciamo le mafie e poi educhiamo all'antimafia. No, anzi, se c'è un prima o un dopo, forse prima ci educhiamo alla legalità e poi forse riusciamo ad avere più successo nel contrasto. E sull'educazione alla legalità siamo veramente tutti impegnati nella nostra vita quotidiana. Vi racconto un piccolo aneddoto. Quell'osservatorio della legalità tra il 2010 e il 2012 fece una ricerca nelle scuole della Lombardia con un questionario per capire qual era la percezione dei ragazzi, scuole medie superiori, rispetto al tema della legalità delle mafie. E venne fuori una cosa incredibile, forse un po' lo sappiamo, ma lì vederla proprio nero su bianco nelle risposte dei ragazzi ci aveva molto colpito. C'è una bassissima percezione da parte dei ragazzi. Ecco, non oso dire che non c'è percezione, ma quasi come se ci fossero due livelli. Il livello delle mafie, del contrasto, quello che viene fatto da qualcun altro, lontano da noi, dallo Stato, dalla polizia, dai carabinieri, eccetera. E c'è un livello invece di illegalità, quello che riguarda le nostre comunità, riguarda il fatto che non paghi il biglietto quando vai sulla metropolitana o sul bus, che è una cosa che alla fine, insomma, ecco, come dire, connaturata al nostro modo di essere. Quindi, diciamo, un risultato che ci ha fatto duplicemente male, no? Di qualcuno che si sentiva esentato dal pensare al contrasto alle grandi mafie e dall'altra parte quasi che diceva ma sì, poi per il resto cosa vuoi che sia scaricare illegalmente la musica dal computer? Lo fanno tutti. Cosa vuoi che sia passare col rosso? Si fa, perché tanto, cioè, una volta capita a tutti nella vita. Allora lì ci un'ulteriore spinta da parte della regione a dire no, ma qualcosa in più si può fare. Allora, ecco, no, aspetta, prima di parlarvi della legge vi dico anche un'altra vicenda che ha molto impegnato la regione e anche lì ci ha portato a qualche risultato, a qualche frutto. Si incominciava a parlare di Expo 2015, erano gli anni, vi dicevo, dal 2010 al 2012, al 2013. Expo si avvicinava, anche qui parlo di una cosa che è praticamente in casa, qui ce l'avete qua di fuori. Adesso io sono di Rho, per venire da Rho, sono passato ancora, ho fatto una sorta di circonvallazione dell'area di Expo e lì si è fatto un grosso lavoro in vista di Expo rispetto a uno dei temi che sicuramente lo sapete è quello più delicato quando si parla di infiltrazioni della 'ndrangheta, che è quello del movimento terra, no? Voi sapete cosa ha voluto dire costruire Expo. Allora ci si è posto il problema cosa vuol dire in termini di lavoro costruire Expo, no? Tant'è che la stessa poi dopo vicenda di Expo, ahimè, è stata connotata da arresti e da, anche lì, da infiltrazioni, nonostante la politica ci avesse messo un'attenzione particolare. Fu stilato un protocollo di legalità,
fu restituito dei sistemi di monitoraggio del camion che entravano e che uscivano da quell'area, tra l'altro con delle esperienze utili poi dopo da mettere magari al sistema, perché quello del movimento terra è proprio uno dei mestieri, ahimè, più soggetti all'infiltrazione della criminalità organizzata, perché dentro al problema della movimentazione c'è anche il problema dello spostamento dei rifiuti illegali, illeciti, no? Ci stiamo occupando, ricordava prima Monica Forte adesso in Commissione Antimafia, del problema di questi roghi che sono successi anche in Lombardia, molti, molto frequentemente negli ultimi due anni, di depositi o legali ma che contenevano materiale non conforme, o addirittura depositi che non erano per nulla legali e che casualmente abbiamo trovato incendiati dalla mattina alla sera. Quindi ecco, ritornando a Expo, ci fu un'attenzione da parte di Regione per questo tipo di attività, ma non basta, non è bastato, abbiamo saputo che poi durante Expo ahimè ci sono stati anche lì arresti, e questo è il tempo che mi rimane, devo calibrare bene il mio tempo a disposizione. Vado velocemente in rassegna per dirvi che cosa la legge, il testo unico di Regione Lombardia ha introdotto. Sostegno alle vittime, spesso parto da qua perché è un tema che fa male a volte, pensare che chi è stato vittima delle mafie poi alla fine rimane abbandonato dallo Stato, rimane abbandonato dall'istituzione. Allora lì ci sono delle azioni che Regione Lombardia fa di sostegno alle vittime, si parla anche del sostegno psicologico, ma si parla molto concretamente anche del sostegno dal punto di vista legale, insomma, per quanto riguarda l'accompagnamento di chi ha bisogno anche di un sostegno legale. C'è la parte che riguarda i bandi per l'educazione alla legalità, ci sono dei fondi che sono messi a bando e qui c'è un grande spazio per l'associazione di volontariato, per le scuole, ci sono già state più edizioni di questo bando e lì si stimola veramente a fare attività che sono di grande importanza soprattutto nelle scuole per dare consapevolezza ai ragazzi di cosa vuol dire l'educazione alla legalità e il contrasto alle mafie. Ci sono, c'è tutta una parte che riguarda il riuso dei beni confiscati, che è un'attività molto importante perché vuole dire due cose, vuole dire a chi aveva avuto irregolarmente quel bene confiscato, stiamo parlando di immobili ma stiamo parlando anche di terreni, guarda che lo Stato c'è, lo Stato si riprende quello che tu hai rubato, uno, quindi un grosso messaggio, non l'hai fatta franca. Due, vuol dire alla popolazione che vive in quel territorio mostrare come lo Stato c'è, ma si può riusare a fini sociali quel bene che era stato sottratto alla comunità. Mi ricordo che qui a Garbagnate era stato vicino, quindi ha inaugurato una bottega, adesso non so, spero sia ancora aperta dopo qualche anno, in uno spazio confiscato alle mafie. Quindi su quello io devo dire, Monica, lo dico anche al mio collega Lisi, forse la Regione potrebbe mettere qualche soldino in più, perché ultimamente quel capitolo lì è un po' vuoto. Proprio oggi mi ha chiamato un sindaco e mi ha detto: ma come? Sono rimasti 75.000 euro su quel fondo, quindi forse nel prossimo assestamento di bilancio bisogna rimpinguare un po' questo fondo, altrimenti poi dopo le nostre previsioni devono anche essere diciamo un po' supportate dal carburante, non possono andare avanti. C'è il sostegno con altri bandi alla riqualificazione di spazi pubblici, perché lo sappiamo che le situazioni di degrado sono quelle in cui più facilmente poi dopo si va a radicare la criminalità organizzata. C'è la formazione dei docenti, la formazione di chi si occupa di educare, questo è molto importante, educare non solo i ragazzi ma anche chi educa la legalità, sono stati anche questo fatti dei bandi. E i primi fondi che la Regione Lombardia ha messo a disposizione, mi dai ancora due minuti? Ha messo a disposizione riguardavano per esempio dei corsi della polizia locale, molto importante, ma è giusto anche che la formazione avvenga, e noi ci teniamo molto anche ai docenti che insegnano nelle scuole. È giusto comunque anche che venga aggiornata la polizia locale piuttosto che l'aggiornamento di tutti coloro che sono impegnati sul campo dalla parte delle forze dell'ordine, perché ahimè, lo si dice sempre, le 'ndranghete della mafia sono sempre più capaci di usare anche gli strumenti della tecnologia. C'è la mafia dei colletti bianchi, si dice, c'è la capacità a volte addirittura maggiore di quello che c'è nella pubblica amministrazione di usare gli strumenti che oggi la tecnologia ci mette a disposizione. Quindi bisogna che noi siamo all'altezza. Questo Nando Dalla Chiesa lo ricorda sempre, non è possibile che loro siano più bravi di noi da un punto di vista dell'utilizzo dei moderni mezzi di comunicazione e di lavoro.
la formazione dell'operatore l'ho già detta. Nel piccolo abbiamo fatto anche azioni su, per contrastare il bullismo e le devianze giovanili, abbiamo addirittura una legge sul bullismo. Voi direte cosa c'entra? C'entra perché, lo dicevo prima, per quanto riguarda il degrado delle nostre città, ma anche per quanto riguarda la devianza giovanile, è proprio lì poi che la criminalità organizzata va a pescare la sua manodopera. C'è una manodopera da colletto bianco, ma ahimè, ci raccontano le cronache giudiziarie, c'è ancora, se non quella con la rupara, però la mafia che si avvale di operatori che vengono spesso appunto reclutati in situazioni di disagio sociale, che sono quelli che poi rappresentano la manodopera. La stessa legge, testo unico, ha costituito un comitato tecnico scientifico fatto di esperti che coadiuva la regione nell'individuare le politiche da mettere in atto. La regione Lombardia, grazie a questa legge, si costituisce parte civile nei processi, non è una cosa secondaria. Una regione che dice vengo in quel processo e io mi costituisco parte civile mette, come dire, un carico da 90 in quel processo. Non è successo molto spesso, io mi auguro che succederà sempre più spesso nei processi, da parte della regione un impegno così diretto in un'attività processuale significa dare più forza ovviamente alla parte pubblica in contrasto. Abbiamo fatto iniziative contro i reati di estorsione, contro i reati di usura, anche contro le truffe agli anziani. La legge ha una parte particolare che è stata introiettata da un'altra legge specifica che esisteva, perché appunto il contrasto è quello alle grandi mafie, ma è anche quello a tutte quelle attività, ahimè, che sono spesso proprio dentro le nostre comunità, dentro i nostri quartieri, dentro i nostri palazzi, che creano anche quella situazione di illegalità diffusa e di incertezza del diritto che fa sì che poi la gente anche perda fiducia nell'istituzione pubblica. E allora andare, innanzitutto è doveroso da parte dell'ente pubblico andare a proteggere i propri cittadini là dove il problema si pone, ma è anche creare un clima di legalità e di consapevolezza che si può vincere l'illegalità. Un'altra cosa che sembra piccola ma importante, sto per finire, abbiamo istituito la giornata regionale annuale del ricordo delle vittime delle mafie e del contrasto, che è il 21 marzo, che è il primo giorno di primavera. A livello nazionale questa cosa non è ancora avvenuta, perché litigano su quale debba essere il giorno da individuare. Noi in regione perlomeno con questa legge l'abbiamo fatto ed è un giorno di mobilitazione nelle scuole. Stiamo già preparando il prossimo 21 marzo, no, Monica, abbiamo parlato, noi lo faremo il 20, poi la Presidente e il mio collega vi diranno magari qualche dettaglio in più. Vorremmo che questa cosa contagiasse le nostre comunità, sarebbe bello che il 21 marzo diventasse qualcosa di una consapevolezza, così come lo è l'8 marzo per dirne una, o il 1 maggio, che sono giornate che richiamano poi tutta una serie di dibattiti, di attenzioni. Noi abbiamo individuato questo 21 marzo. Ci siamo dati anche al nostro interno dei codici di autoregolamentazione attraverso questa legge, per cui i gruppi consigliari dentro il palazzo, dentro l'istituzione, dentro il pirellone, devono rendicontare non soltanto dal punto di vista del bilancio, ovviamente, che è per legge, che cosa fanno e l'uso corretto dei loro fondi, ma anche devono rendicontare chi sono le persone che incontrano, le attività che vengono incontrate in regione, perché ci deve essere una trasparenza del rapporto tra la politica e le attività commerciali, le attività di interesse economico, perché non ci devono essere commistioni tra gli interessi economici e l'attività pubblica. Noi dobbiamo ascoltare tutti, dobbiamo stare ovviamente tra la gente nel territorio, ma poi dobbiamo farlo senza privilegiare interessi, tantomeno interessi economici. L'ultima cosa che vi dico, e qui la dobbiamo un po' provare, lo dico al mio collega di maggioranza, vedremo come andrà, è la costituzione proprio recente dell'ORAC, Organismo Regionale Anticorruzione, che è nato sulle ceneri di un precedente organismo che si chiamava ARAC, che in realtà ha fatto un po' fatica. Questo, a dire il vero, è un problema che sta anche dentro a quelle che sono le competenze della Regione Lombardia. La Regione Lombardia non può fare un organismo anticorruzione come ha fatto lo Stato con l'ANAC, sapete, l'ANAC di Cantone, no? L'Autorità Nazionale Anticorruzione, perché è lo Stato che ha la competenza sul sistema giudiziario, la Regione non interviene sul sistema giudiziario. Quindi la stessa ARAC di prima e ORAC di adesso ha un raggio d'azione molto limitato. Però vabbè, ovviamente noi tutti come Consiglio regionale abbiamo giudicato una giusta iniziativa
la costituzione dell'organismo anticorruzione, sebbene non può essere venduto come un'ANAC lombarda, perché non può esserlo, e quindi anche lì noi ci aspettiamo e ci auguriamo che questo organismo vada a fare i controlli, per esempio, banalmente, negli ospedali, nei bilanci delle aziende sanitarie. Concludo ricordando, per esempio, ancora una volta cosa ci dice sempre il professor Dalla Chiesa: tutti pensano alle infiltrazioni mafiose nell'Andrangheta per quanto riguarda i cantieri, quando ci sono costruzioni di autostrade o di ponti, le grandi opere, perché ci sono grandi vuoti, ma tutti si dimenticano, ci dice Dalla Chiesa, che la più grande fetta, la più grande torta in ogni regione da aggredire da parte della criminalità organizzata è quella della sanità. Non a caso, ogni tanto, ahimè, qualche episodio di gare truccate, di corruzione, eccetera, lo ritrovi nella sanità. La Lombardia, lo sapete, ha più dell'80% del suo bilancio impegnato sulla sanità, stiamo parlando di 18 miliardi di euro all'anno. Voi pensate cosa vuol dire? Di questi, grande parte, oltre alle spese per il personale, sono appalti di servizi e di beni. E quindi, ecco, ci aspettiamo che l'ORAC, questo organismo fresco di Regione Lombardia, anche su questa cosa svolga la sua attività. Finisco dicendo che, come vedete, ho detto tante cose. Le attività sono tante, spesso non sono conosciute. Invito chi ha una responsabilità educativa a prendere conoscenza dei bandi, magari a stimolare altri a partecipare, però concludo proprio dicendo che c'è un compito per ciascuno. Guai a pensare che questa lotta alla corruzione e alle mafie riguardi qualcun altro, nel piccolo o nel grande, nel piccolo gesto quotidiano, come nel gesto più importante di chi ne ha responsabilità, sta la chiave di volta che può far cambiare la storia di questo nostro paese e anche di questa nostra regione nella lotta alle mafie. Se tutti, ciascuno là dove siamo, per il piccolo e il grande che possiamo fare, facciamo la nostra parte. Grazie. Grazie Carlo per quindi averci fatto capire che nelle istituzioni si fa tanto, anche se spesso c'è qualche vostro collega che, come dire, come dicevo prima, abbassa il livello, e quindi magari io che faccio il cittadino tendo a, come dire, a semplificare, per cui facciamo in modo che queste attività, con la partecipazione anche dei cittadini che volessero segnalare situazioni, fatti, eccetera, possano aiutare a migliorare la nostra comunità. Abbiamo parlato quindi di tutta una serie di vari elementi molto importanti. Siccome qui abbiamo minoranza e maggioranza, quindi è bello perché su questi temi mi sembra che siamo tutti d'accordo, e questo è fantastico. Ci terrei però a dire che tra gli obiettivi che avete detto si parla di allocazione di risorse. Ecco, è importante quando c'è un obiettivo che ci sia anche la relativa allocazione di risorse, perché gli obiettivi senza risorse si chiamano speranze e normalmente non vengono raggiunti. Quindi è importante anche poi dare concretezza una volta finiti questi convegni, che vanno bene ma servono a creare la consapevolezza che poi le istituzioni si devono portare nel palazzo e noi cittadini dobbiamo controllare che questo accada, insomma, a nostro beneficio. A questo serve la politica, non ad altre cose, a questo. Quindi grazie per il vostro contributo, la nutrita serie di attività che, insomma, fa capire che quindi sono importanti queste attività, queste commissioni e il lavoro che queste persone svolgono. E a proposito di un aiuto grandissimo alla comunità è quello del quarto potere, i media, quindi le informazioni, per cui quando abbiamo dei giornalisti con la schiena dritta che riescono a fare sintesi di quella che è una situazione che superficialmente fa sembrare qualcosa, in realtà c'è qualcos'altro, quindi il giornalismo d'inchiesta, questo benedetto giornalismo d'inchiesta, sempre sia lodato, con giornalisti che come Cesare Giuzzi hanno scritto diversi articoli su varie zone in maniera molto precisa. Quindi volevo passare da questi buoni propositi alla situazione locale, chiedendo a Cesare se ci rinfresca la memoria su alcuni nomi e situazioni locali che ci portino a ricordare che quello che vediamo, ecco, poi c'è qualche giornalista che unisce i puntini come in un disegno e fa venire fuori quello che effettivamente poi noi dobbiamo considerare quando andiamo a giudicare quello che accade sul territorio. Quindi il fuoco, ne abbiamo parlato prima, gli incendi, sembrano tutte delle cose sparse, in realtà sono dei segnali, sono
una serie di elementi che portano poi a dire ok, nel nostro territorio sta succedendo qualcosa, quindi svegliamoci, stiamo attenti, o meglio ancora leggiamo gli articoli di giornalisti come Cesare Giuzzi. Grazie. Per carità, leggete gli altri giornali ma non Cesare Giuzzi. Buonasera a tutti, grazie per l'invito, grazie a voi. Grazie a voi che siete qui. No, hanno detto troppe cose non vere fino a questo momento, soprattutto su di me. No? Qual è la situazione della mafia in questo territorio? Beh, io sono molto pessimista, non lo sono di natura, ma purtroppo quando si parla di mafia tendo ad essere molto più pessimista di solito di chi invece magari ricopre incarichi pubblici o politici. Perché? Perché mi accorgo nella mia attività lavorativa, io lavoro al Corriere della Sera, mi occupo di cronaca nera e per un interesse personale e professionale anche di criminalità organizzata al nord, insomma cerco un po' di leggere, studiare, interessarmi. E l'impressione che se ne trae ogni volta che si ha a che fare con un nuovo evento, con un nuovo fatto, con un aggiornamento della situazione è quello che purtroppo quello che si sta facendo è ancora troppo poco. Ma non perché non ci sia l'impegno da parte delle forze dell'ordine e della magistratura, ma semplicemente perché quel tipo di impegno non è sufficiente. Perché è brutto per chi lo fa, per chi rischia la vita facendolo ogni giorno, questo lavoro, indossando una divisa o nelle aule di giustizia, ma l'impressione è quella di svuotare il mare con un secchiello. Innanzitutto perché fare indagini antimafia non è facile. Nonostante quello che si possa pensare, dopo... Non tutte le operazioni si concludono con condanne o con condanne molto pesanti, anzi è più facile prendersi 20 o 30 anni o 20 o 25 anni in un'indagine sul traffico di droga piuttosto che riuscire a prenderseli, e non si prendono in un'indagine per mafia. Tant'è che, ad esempio, prima si è fatto cenno all'operazione Infinito, che è un po' un'operazione che nasce in questi territori. I condannati dell'operazione Infinito, ormai siamo vicini ai 10 anni, l'anno prossimo saranno 10 anni, la maggior parte sono fuori, stanno uscendo, sono pochi coloro che sono riusciti a prendere condanne più alte sopra i 10 anni, e questo è un dato che ci deve far riflettere, perché le leggi le fa la politica e noi siamo convinti che per il reato di associazione mafiosa si prendono delle pene pesantissime in Italia. Non funziona così, ci sono degli elementi collaterali, ad esempio la confisca dei beni, che sono poi delle... gli avvocati dei mafiosi le chiamano pene accessorie, no? Oltre ad avermi condannato mi sequestri poi pure il patrimonio. In realtà per narcotraffico si può arrivare a 25-27 anni, e infatti sono le pene molto temute dagli indranghettisti in particolare, che poi è l'organizzazione principale all'interno del panorama mondiale del narcotraffico. Dicevo, perché Infinito è nata in queste terre? Perché è un'indagine che, giustamente come ricordava prima la Presidente, non è spuntata sotto i cavoli, è nata sulla scorta di un lavoro che era già stato fatto negli anni 90, ma io mi spingerei addirittura agli anni 80, perché ci sono state inchieste antimafia condotte dalla Procura di Milano anche negli anni 80, solo che magari non si concludevano nella maniera giusta, perché soprattutto la magistratura giudicante, e su questo ci sono ancora dei problemi, attualmente fa fatica ad accettare o meglio a codificare da un punto di vista poi di interpretazione legislativo l'esistenza dell'organizzazione criminale 'Ndrangheta sul nostro territorio. È stata codificata da Infinito, la Cassazione ci ha messo una pietra sopra, la 'Ndrangheta esiste al nord, ma poi declinare questa cosa non è facile, soprattutto quando si entra in alcuni meandri come ad esempio l'aggravante mafiosa, no? Un reato può essere aggravato, si dice anche giornalisticamente, lo scriviamo così, dall'articolo 7, ossia l'aver favorito l'organizzazione mafiosa, quindi qualsiasi reato può essere stato commesso ed aver favorito l'organizzazione. Lì è tutta una questione di interpretazione, guardate che non è una questione secondaria, perché purtroppo le operazioni antimafia non si concludono al giorno degli arresti, ma seguono processi. I mafiosi hanno grandi risorse e quindi possono permettersi ottimi avvocati e possono tentare tutte le strade possibili e immaginabili. Non c'è un mafioso che non faccia ricorso in Cassazione, no? Anche se non ha nessuna possibilità di vincerlo. Ecco, dicevo, quindi non sono d'accordo su una cosa con la Presidente Forte quando dice c'è stato non, non, non,
degli anni passati non, qualcuno non è stato in grado di raccontarcelo, di farcelo vedere. No, in realtà siamo stati noi che siamo stati molto distratti. Anzi, era molto più facile raccontare la mafia prima, perché c'erano gli omicidi, c'era una mafia visibile, c'era un'andrangheta che sparava, che sequestrava le persone, che faceva paura. Adesso l'andrangheta non fa niente di tutto questo. L'andrangheta, l'ultima cosa che fa è paura. Cioè, fa paura nel momento in cui deve fare paura. Nel momento in cui ha già preso una vittima, nel momento in cui quella vittima è nelle sue mani, quella vittima non si presenterà mai a denunciare dai carabinieri, a quel punto farà vedere la faccia cattiva. Ma l'andrangheta oggi si presenta in un modo molto semplice, no? Garantendo, cercando di promettere un vantaggio, semplicemente. L'andrangheta promette un vantaggio. Quindi io, quando ho a che fare con un andranghetista, penso di poterci guadagnare. Ci sono fior fior di inchieste, e una importante è quella collegata alla vicenda Infinito, che è la vicenda della Perego Scavi, una holding della Brianza Lecchese che costruiva, lavorava in un sacco di cantieri, dove ci sono questi proprietari della Perego, che dal cognome evidentemente non sono calabresi, che a un certo punto fanno entrare i capitali dell'andrangheta, una famiglia di Natile dei Careri, un altro paesino sperduto sull'Aspromonte, e poi pensano di potersene liberare. In realtà perdono l'azienda. La stessa cosa succede a Cernusco sul Naviglio con un'altra famiglia, la famiglia Bellocco di Rosarno. Viene un emissario della famiglia Bellocco, stiamo parlando di un call center, Blue Call, che lavorava con Sky, con Fastweb, con Vodafone, e improvvisamente questi due proprietari dicono: adesso gli diamo un bel calcio in culo. In realtà il calcio in culo se lo prendono, uno di questi subisce anche un pestaggio, era un torinese, viene anche pestato, poiché verranno minacciati anche i genitori di questa persona, perché poi gli indranghetisti si prendono l'azienda e se la svuotano. Quindi si presentano sempre con una faccia, per usare un termine, un po' più babba di quello che sembra, no? Cioè promettono qualcosa e chi è dall'altra parte pensa di guadagnarci. Lo stesso avviene, ad esempio, per il Movimento Terra, per il ciclo dei rifiuti, così. Io ti garantisco qualcosa, tu quanto vuoi, quanto ti chiedono per smaltire? Ecco, io te lo faccio la metà del prezzo. Ma tu, imprenditore, che accetti che qualcuno te lo faccia la metà del prezzo, sai perfettamente che non è possibile. E qui, nei canali legali, e quindi sai automaticamente che ti stai rivolgendo. Questo per dire che all'andrangheta, ma tutte, diciamo, anche a Cosa Nostra, che è stata poi la prima organizzazione ad arrivare negli anni 50 a Milano e in Lombardia, ma anche l'andrangheta è arrivata subito dopo, già nel 1954 arriva Giacomo Zagari da San Ferdinando, vicino a Gioia Tauro, arriva nella zona di Bugugiate, Malnate e Bugugiate, quindi stiamo parlando della parte alta della Lombardia, arrivano qui. E cosa trovano? Trovano un terreno molto fertile, estremamente fertile per i loro affari, dove anzi non godono del rispetto che avevano al sud nei loro territori d'origine, dove erano dei boss. Giacomo Zagari, che poi avrà un figlio che si chiamerà Antonio e diventerà un collaboratore di giustizia, ecco, Giacomo Zagari era un boss a San Ferdinando, viene buttato qui, va a Malnate, poi va a Bugugiate, e cosa trova? Trova degli imprenditori con i quali inizia a lavorare. Lui garantisce a questi imprenditori la sicurezza dei cantieri, i prezzi più bassi, se ci sono dei problemi di recupero crediti interviene lui, fa la voce grossa, e quindi si sparge la voce, e poi ci lavorano tutti con Giacomo Zagari. Nel giro di pochi anni lui è di nuovo un boss. Quindi questo significa che non esistono anticorpi per luogo di nascita, che non esiste un terreno cattivo, che la Sicilia non è un posto dove nascono persone che hanno una predisposizione mafiosa. La Calabria non è un posto perduto. La Calabria è esattamente uguale alla Lombardia. La Lombardia è più ricca, in Lombardia dominano i soldi superano di gran lunga l'etica in Lombardia, e quindi l'imprenditoria lombarda è stata ben contenta di rivolgersi all'andrangheta. Lo ha fatto anche la politica. Noi abbiamo avuto tra vari politici che sono stati indagati, tra vari amministratori locali che sono stati indagati, abbiamo avuto il caso più eclatante, un assessore regionale, Domenico Zambetti, che è andato a comprarsi i voti dagli indranghetisti. Secondo me è andato addirittura dagli indranghetisti sbagliati, nel senso che poi i voti non glieli hanno mica fatti avere tutti, però lui li ha pagati ed era convintissimo di averli presi, questi benedetti voti. È stato condannato, quindi io sto dicendo così, ma perché ho una mia idea su alcuni di quei personaggi. Peraltro uno di questi è poi stato dichiarato mezzo psicolabile, questo boss. Così comunque lui va a cercare i voti dell'andrangheta, perché l'andrangheta è un marchio che a un certo punto ha acquisito credibilità, e credibilità e soldi a Milano significa avere il potere. Questa cosa qui
L'abbiamo vista senza rifare tutto il pippone storico, ma cercando di parlare di questo territorio, l'abbiamo vista in Infinito. Allora, Infinito è un'indagine che parte da un gruppo di carabinieri che poi fanno un quartier generale, sono quasi un centinaio di uomini che si alternano ad ascoltare queste intercettazioni fatte qui, ma tutte in calabrese, che poi avranno un quartier generale ad Esio, sarà il gruppo di Monza in particolare a portare avanti insieme alle compagnie anche di questo territorio. Inizia questa indagine che è una fotografia delle cosche, di quello che succede nella Lombardia del 2010, diciamo siamo nel 2008, e così inizia dal 2008, o meglio i primi accenni sono del 2007. Comunque si parte, si fa una fotografia di quello che succede e c'è una voce narrante di questo film che è qui, è Vincenzo Mandalari da Bollate, che sulla sua macchina pensa di essere al sicuro e invece si carica il suo amico Panetta, altro andranghettista, e girano, vanno ad incontrare le persone, parlano, chiacchierano e raccontano tutta la storia dell'andrangheta e soprattutto la fotografia degli assetti attuali. In quel momento questa zona è particolarmente centrale perché l'andrangheta da tanti anni aveva dato alla Lombardia. L'andrangheta nasce in Calabria, si sviluppa in Calabria, ha 200 anni di storia, l'andrangheta non è nata l'altro ieri, siamo noi che ce ne siamo accorti l'altro ieri, ce ne siamo accorti dopo la strage di Duisburg, che i calabresi forse facevano sul serio. A un certo punto l'andrangheta cosa fa? Manda i suoi uomini migliori in Lombardia. In Lombardia arrivano i tre figli, i tre fratelli, Papalia, che sono discendenti di una famiglia che si chiama famiglia Barbaro, che affonda le sue radici 150 anni fa, tutta la storia l'abbiamo fatta a Corsico, ma perché a Corsico c'erano i Barbaro ad ascoltarci, quindi era divertente parlare dei loro parenti. Comunque mandano quei personaggi che vengono qui e dicono venite perché qui si può investire, iniziano a lavorare, a fare i muratori e poi costruiscono un impero. Sono altri anni, quindi c'è l'eroina, ci sono i sequestri di persona e adesso c'è il traffico di droga, ma sono ancora qua, sono stati mezzi spazzati via dalle inchieste degli anni 90, ma sono ancora tutti qui e anzi sono la cosca principale. Ma sull'onda proprio dell'arrivo dei Papalia, a un certo punto l'andrangheta di San Luca e di Platì decide di organizzarsi. L'andrangheta è organizzata in tre mandamenti calabresi, ma decidono di fare una succursale, la Lombardia, che è un po' come se fosse un organismo, io faccio sempre questo evento, prima o poi mi querelleranno, è come se fosse la Confcommercio nazionale che tiene sotto di sé poi tutte le varie organizzazioni locali, che hanno ampia autonomia ma devono rispettare un mandato e uno statuto, e soprattutto il presidente su un territorio va fatto di concerto con la casa madre, e quindi questo deve avvenire per tutte le cariche. Cosa succede? Succede che c'è la Lombardia, c'è da un sacco di anni, ci sono dei capi che si alternano alla guida. Peraltro l'andrangheta non ha un'organizzazione di vertice, non c'è il capo dei capi, il capo di una commissione come in Cosa Nostra, ma c'è una sorta di amministratore delegato, no? Che deve occuparsi di tenere i contatti, hanno poi una struttura complicatissima, c'è quello che si occupa di finanze, comunque ricalcano molto la struttura di una SPA da questo punto di vista, infatti anche lì l'astuzia, no? Di riuscire ad essere sempre un pezzo avanti, loro queste cose le hanno fatte quando ancora qua dell'andrangheta non sapevamo neanche cosa fosse. Comunque fanno questo organismo, la Lombardia, che deve un po' sovraintendere, vedere che tutti vadano d'accordo. In Lombardia ci sono dei locali di 'ndrangheta, che sono poi delle cellule che spesso ricalcano un territorio di appartenenza, e quindi c'è il locale di Bollate, c'è il locale di Ro, c'è il locale di Limbiate, c'è quello di Milano, c'è quello di Corsico, e ce ne sono una serie, ne verranno scoperti diversi durante le indagini di Infinito e anche quelle successive. Ma all'interno di questo locale c'è poi un'organizzazione molto similare, quindi anche lì ci sono delle cariche, poi la regola dice che un locale può essere aperto solo quando ci sono almeno 49 affiliati, se facciamo il numero degli affiliati possibili vuol dire che in Infinito ne abbiamo presi un quinto, grosso modo, non ne abbiamo scoperto un quinto, sono stati arrestati solo quelli come numeri, ma è molto probabile che sia così. Detto questo, c'è questa organizzazione. A capo di questa organizzazione della Lombardia c'è un personaggio che si chiama Carmelo Novella, che viene da Guardavalle viene anche Vincenzo Mandalari da Bollate, che abita in via San Bernardo al 69 e fa l'imprenditore. Ha una ditta, la Imes, un'impresa edile, non ha mai avuto grandi problemi con la giustizia, cioè c'ha qualche precedente nella sua scheda, c'ha dei contatti, era stato arrestato, era stato denunciato, è indicato come personaggio mafioso, aveva partecipato a dei summit, ma non è il mafioso dei sequestri di persone così, è un imprenditore, è grande e grosso, c'ha sto panzone mastodontico, pesa 140 kg, però chissà perché tutti lo rispettano.
rispettano perché si sa chi è Mandalari. Mandalari è il figlio di Giuseppe Mandalari, che era un capomafia, era uno dei fondatori della Lombardia negli anni Ottanta, tant'è che lui lo dice, intercettato, dice no, io sono qua grazie a mio padre, perché mio padre Giuseppe, lui aveva anche un figlio che si chiama Giuseppe, che attualmente gestisce, è dell'89, gestisce un autolavaggio automatico, e anche un'altra figlia. E comunque lui ha questo potere, e qui riguarda Valle come il suo capo locale, lui stravede per questo capo, per Novella poi è un personaggio affidabile, un vecchio diciamo dell'Andrangheta, è stato messo lì anche con il consenso di quelli di Platini, che sono i famosi Barbaro, che sono quelli che comandano, quindi è un ottimo uomo, così cosa, solo che Novella a un certo punto sbaglia, sbanda, si capisce bene che vuol fare, inizia da... a volere un po' di autonomia rispetto alla Calabria, lui dice qua ci sono i soldi, noi qua dobbiamo avere più libertà di azione, diventa lombardo, cioè lui dice a me i tempi della Calabria che bisogna fare la mangiata per stabilire quel che bisogna fare, a me non vanno bene, e quindi io dico che a Pioltello va aperto un locale di 'Ndrangheta, io lo voglio aprire, e c'è sto ragazzo che si chiama Manno, e io sto Manno gli voglio dare le doti, e quelli della Calabria si incazzano e gli dicono no, ci sono delle regole da rispettare, perché questa è la nostra storia. 1, 2, 3 volte, alla quarta, morto. 14 luglio 2008, al circolo Reduce Combattenti di San Vittore Olona, viene licenziato, il termine che loro utilizzano nelle intercettazioni, questo qua, viene licenziato Nunzio Novella. L'hanno licenziato, perché dalla Calabria è partito l'ordine, i killer, peraltro, non sono partiti dalla Calabria, ma stavano qua. Bel nome, che poi diventerà un collaboratore di giustizia, di Giussano, va là, racconta sulle 4 di pomeriggio, entro in questo circolino, vedo Carmelo Novella seduto al tavolo con altre due che ve li consiglio, mentre erano lì che parlottavano e giocavano a carte, ordina un cappuccino chiaro alla milanese proprio, cioè una roba pazzesca, lui calabrese, si gira e inizia a sparare, poi scappano con la moto e se ne vanno. Quando, ecco, Mandalari in questo tempo continua a parlare, quindi lui racconta ai carabinieri tutto questo film di questa 'Ndrangheta in cambiamento, questa 'Ndrangheta che sembra andare da un'altra parte, poi viene ucciso Novella, e che fa Mandalari? Torna nei ranghi. Lui che è stato il fedelissimo di Novella, 2 mesi prima che Novella venga ucciso, quando inizia ad annusare l'aria, capisce che Novella non è stato invitato a un matrimonio importante che c'era in Calabria, gli inviti dei matrimoni sono importanti, no? Capisce che era stato messo da parte, licenziato. E allora cosa fa? Inizia a discostarsene, poi diventerà uno dei principali sostenitori della restaurazione dell'Andrangheta in Lombardia. Il famoso summit al Circolo Falcone Borsellino dell'ottobre 2009, succede che questo summit arriva uno storico personaggio pavese, cioè di origini calabresi, ma pavese, un avvocato, Pino Neri, malato, però un personaggio vecchio, antico. All'Andrangheta piacciono questi personaggi, un po' i custodi delle regole, va in Calabria, prende gli ordini e dice guardate, in Calabria si sono arrabbiati, a sto giro si sono arrabbiati, quindi ci hanno sospesi, siamo un po' tutti sospesi, faranno una camera di controllo, una camera di compensazione e ci diranno adesso fate i bravi perché sennò veniamo lì e ammazziamo pure gli altri. Uno che dovevano ammazzare ad esempio era San Filippo Stefano di Rò, con il capo del locale di Rò, è un altro che l'ha rischiata, perché a un certo punto sono andati a dirgli guarda che tu parli troppo, sono saliti dalla Calabria e gliel'hanno detto, lo diciamo una volta sola, la seconda sei morto, e infatti anche lui torna nei ranghi. Comunque la Calabria è arrabbiata con questa Lombardia che non è stata alle regole, e quindi dicono per quest'anno non ci sono doti, non ci sono promozioni, le doti sono sospese, e iniziano a ristabilire un po' delle gerarchie rimettendo i vecchi, quindi Pino Neri, io sono pavese di origine, uno stimatissimo avvocato di Pavia, lo sapevano tutti, che aveva avuto problemi in passato ma entrava e usciva dai palazzi comunali e dal Policlinico, che è un po' la Fiat di Pavia, visto che Pavia è un po' l'universitario soprattutto della medicina. Pino Neri rispettatissimo. Pino Neri sovraintende, gli chiedono addirittura di fare il capo in quel momento, di fare il mastro generale della Lombardia, lui dice no, sono troppo malato, bisogna andare in giro a parlare, è troppo grande la Lombardia. E quindi cosa fanno? Fanno uno di Platì, uno di Corsico, Pasqualino Zappia, che faceva il benzinaio ma che è uno storico vecchio. Ecco, quando si trovano, avrete visto tutte le immagini di questo circolo Falcone Borsellino, i carabinieri hanno ambientalizzato in tutti i modi questo locale, è il summit più importante della storia della mafia al nord, se non altro per come è stato possibile documentarlo. Succede che Mandalari, una volta che viene eletto da tutti Pasqualino Zappia, cioè tutti sono d'accordo, fanno il giro del tavolo, tu sei d'accordo Pasqualino? Sì, 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 anche perché chi fiatava moriva, e l'avevano capito tutti. Allora cosa succede? Succede che Vincenzo Mandalari, tanto per darvi l'idea del personaggio, si alza
e dice: io propongo un brindisi alla buonanima di Carmelo Novella. Cioè loro che l'avevano di fatto fatto ammazzare, che si erano distaccati da lui isolandolo e avevano in qualche maniera tutti acconsentito che venisse ammazzato, e alcuni avevano anche prestato la manovalanza ai killer, brindano alla buonanima del vecchio, no? La falsità di questi personaggi. Ecco, Mandalari, io mi ricordo il giorno degli arresti, era il 13 luglio del 2010, era un po' annunciato questo blitz, si sapeva che quella era la notte buona, e quindi mi ricordo che alla mattina, alle 5 di mattina, hanno girato un po' con un altro collega, eravamo stati a Monza, così abbiamo detto: andiamo a vedere mentre si portano via Mandalari, è grosso, se non altro lo riconosceremo dalla macchina. Il problema è che siamo sotto casa di Mandalari, ma Mandalari non c'è quella notte. Mandalari riuscirà a stare latitante praticamente un anno, poi viene arrestato sempre dai carabinieri San Giuliano Milanese, quindi completamente fuori zona. Però mi aveva molto colpito, perché di Vincenzo Mandalari si parlava tanto. Noi stessi al Corriere della Sera, già diversi anni prima, facendo le famose stupide mappette della presenza dell'Andrangheta in Lombardia, ci mettavamo una bella bandierina con scritto Mandalari, anche se Mandalari era libero. E nelle intercettazioni Mandalari dice: io... c'è una frase che è pazzesca, ed è me la sono segnata perché non ho tutta sta memoria. Del 2 marzo 2009, Mandalari parla col suo amico storico Panetta e racconta, dice: ho fatto, io posso dirlo, culo a un imprenditore, no, quello non mi voleva, si parlava di 130.000 euro d'appalti, glielo dissi chiaro, lavori non se ne fanno in questa zona i lavori li faccio io, punto. E stava parlando di questo territorio qua. Mandalari dice, ad esempio, che a Paderno Dugnano lavora solo lui. In quegli anni c'è un'amministrazione che non è la stessa di oggi, e non era poi neanche, successivamente non è stata più la stessa. Comunque a Paderno Dugnano lui prende tutti gli appalti. Automaticamente lo chiamano, gli dicono: senti, vieni, c'è l'appalto per spazzare la neve, senti, vieni. Io mi ricordo quella stessa mattina siamo andati al Circolo Falcone Borsellino e abbiamo parlato con un altro collega, con il consigliere comunale di Paderno Dugnano, che era stato quello che aveva preso la telefonata di Mandalari, che aveva organizzato lui quella riunione, aveva scelto lui il luogo, e mi aveva fatto vedere su questa, devo avere ancora la foto al giornale, su questo calendario aveva scritto Mandalari per quel giorno, no? Dovevano festeggiare una festa di compleanno, ma avevano messo alle pareti i giornali, i fogli di giornali, per non far vedere dall'esterno, no? Strana come festa di compleanno, con i tavoli a ferro di cavallo. Comunque vabbè, poi questo povero consigliere comunale poi se l'è scampata anche lui, era stato indagato inizialmente, ma poi non hanno riscontrato niente. Ecco, comunque Mandalari a Paderno Dugnano ci lavorava, mentre, assurdo, non lavorava nel suo territorio, a Bollate. E questa è una cosa che mi dispiace, perché all'epoca c'erano talmente tante cose da scrivere che i giornali non erano riusciti a metterla bene in luce questa cosa. Ma c'è un passaggio nelle informative dei carabinieri dove si dice esplicitamente, e si dice che Mandalari ci resta male, perché dice: io so come, ma io sto a Bollate, eppure non riesco a prendere gli appalti a Bollate. E allora cosa fa? Prende, io parlo di Bollate, ma perché Baranzà, cioè loro non è che hanno una geografia raffinata, cioè stiamo parlando di macro territori, qui l'Andrangheta non si muove secondo i confini, non è che la Svizzera per loro è un altro mondo, non stiamo parlando, i Barbaro sono arrivati in Australia, quindi figuriamoci cosa deve essere passare da un comune all'altro. Ma cosa fanno? Lui prende e dice: io... E si scopre che il sindaco a un certo punto era andato dai carabinieri e aveva detto che aveva subito l'ingerenza. Cioè, adesso io ce l'ho qua, non vi tedio, ma ve lo posso andare a cercare, chi lo vuole vedere. Dice che aveva fatto un esposto, addirittura una denuncia al comando dei carabinieri, dicendo: è venuto Mandalari a farmi delle ingerenze su un appalto pubblico. Il sindaco non è stato ucciso, numero uno. Nessuno dell'amministrazione comunale ha avuto i figli massacrati, le auto bruciate, le case incendiate. Io non lo so. È quasi un miracolo, però è successo. Si può dire il nome del sindaco? No, dovrei andarmelo a ripescare. Carlo Stelluti. Ecco. E diciamo. C'è l'amministrazione, non si sa perché, dice no. Va dai carabinieri, io non so cosa hanno fatto i carabinieri, so che questo esposto esiste, c'è, evidentemente ha fatto delle loro attività, ma a quel punto Mandalari va da un'altra parte. Ma che fa il boss dell'Andrangheta al nord? Non gli lascia la testa di maiale davanti alla casa del sindaco. Dice: io questo lo faccio cadere. Tanto ci sono le elezioni, c'è un passaggio dove dice: a questi noi gli facciamo approvare il bilancio. Cioè l'intelligenza di un personaggio che non so che
che lo chiamavano il geometra, l'ingegnere e l'architetto, ma secondo me per prenderlo in giro. Comunque, non so quanto avesse studiato, ma lui sapeva che l'amministrazione comunale sul bilancio poteva cadere e quindi cosa faceva? Ha fatto un'attività politica, tant'è che è stata creata poi per le future elezioni una lista nella quale sono stati messi dentro due personaggi, il figlio e il nipote di Rocco Ascone, che era il capo società, chiamiamolo il vice, alla guida del locale di Bollate. Quindi cosa ha fatto l'Andrangheta? Ha capito che qui, se avesse alzato troppo la voce, con le pallottole, con il casino così, sarebbe stato un problema, perché poi i carabinieri sarebbero andati per davvero a prenderli. E allora è stata in silenzio, ha detto noi tanto questi li spazziamo via, li facciamo cadere con i loro strumenti. Ed è questo che fa l'Andrangheta qui al nord. La strategia dell'inabissamento, alla quale si è fatto cenno prima, è questa roba qui, fare meno rumore possibile, evitare di creare dei casi, cercare sempre di allacciare relazioni e quindi andarsi a prendere quello che si vuole e prenderselo in un determinato modo. L'Andrangheta però ha un sacco di altre cose, l'ho detto prima, la droga, e adesso vado veramente per brevi cenni dell'universo. Però, tra le sue caratteristiche, rispetto a tutte le altre organizzazioni criminali, banalmente criminali organizzate, l'Andrangheta vive di relazioni e queste relazioni le riesce a tessere a tutti i livelli. Guardate, in Emilia c'è stato un giornalista che è stato arrestato perché faceva i favori all'Andrangheta, favori grossi, un giornalista di una TV locale è stato arrestato. Quindi non è qui nessuno è immune, ci sono stati medici arrestati, ci sono stati tutte le possibili professioni sono state coinvolte, non solo i politici perché è facile parlarne, anzi a me preoccupano di più i tecnici, la parte tecnica delle pubbliche amministrazioni, no? Perché un politico sta in carica 5 anni e poi magari e poi deve farsi rieleggere, un capo dell'ufficio tecnico comunale magari resta in carica per 30 anni e questo è un problema serio e l'abbiamo visto in tante indagini. Comunque cosa succede? Succede che nel gennaio del 2010 a Rho, in un pub che si chiama Il Brigante, viene ucciso un albanese di 38 anni, c'è una lite, viene ucciso questo albanese a colpi di pistola. Arrivano i carabinieri, c'è qui il comandante di Rho, e quindi erano i carabinieri di Rho, lui non era qui, c'era tutta un'altra dirigenza che peraltro non è stata minimamente coinvolta, anzi è stata quella che ha fatto le indagini su questa storia, perché ha partecipato all'inchiesta infinito. Cosa succede? Succede che dalle telecamere che sono state piazzate si vede questo carabiniere, che è un brigadiere, Berlingeri, o forse era appuntato Berlingeri, Michele Berlingeri, che arriva, parlotta con uno, c'è il corpo, fa il giro, raccoglie i bossoli, li mette in tasca, arriva un ragazzo, un amico del killer, ha la pistola sotto la giacca, gli dice vattene. E questo viene ripreso dalle telecamere. Questa operazione viene fatta prima di Infinito. Tant'è che io mi ricordo quando ci viene raccontata, diciamo, che storia è? Come? Ci dite che è successa questa? Vediamo i filmati delle telecamere, non siete andati oltre l'indagine, ce ne siamo accorti dopo, perché doveva arrivare il malloppone, poi si è visto che tipo di rapporti aveva. Ma che rapporto aveva? Il killer, che si chiamava Christian Bandiera, era figlio di Gaetano Bandiera, che era un affiliato al locale di Rho dell'Andrangheta. Loro erano riusciti ad agganciare un carabiniere loro amico. Cosa vuol dire avere un carabiniere amico? Non è semplicemente andare che quello viene e ti dice oh, attenzione che stanno indagando su di te. È avere a disposizione una parte dello Stato da utilizzare nel momento in cui serve. In quel momento serviva, era fondamentale che quel carabiniere facesse sparire la pistola e i bossoli. E lui l'ha fatto. E lui era al servizio, era stato comprato con poco. È stato condannato ad una pena molto pesante perché ha preso 13 anni questo carabiniere. Ne sono stati coinvolti altri e lo ribadisco, le indagini sono state fatte dai loro stessi colleghi. Però questo vi fa capire quanto l'Andrangheta, anche sul piccolo territorio, adesso non vi sto parlando del caso dei due giudici di Reggio Calabria che sono stati arrestati a Milano perché venivano corrotti, stiamo parlando di questo territorio qui. Quindi cosa voglia dire tessere questa rete di relazioni? Io adesso sto praticamente terminando. Però ci sarebbe da raccontare di tutto, le cose che dice Mandalari, no? Sull'organizzazione, sulla storia dell'Andrangheta in questo territorio. Lui dice il locale di Rho, che poi è la stessa cosa più o meno con quella di Bollate, ha più di 30 anni di storia, siamo nel 2010, quindi adesso possiamo dire che ne abbia 40. Gli andranghetisti sono spariti dopo il 2010? No, per niente.
cosa fanno i loro figli, cosa fanno le persone con le quali sono entrati in relazione, che tipo di livello, a che tipo di livello di rapporto sono arrivati, no? Il famoso capitale sociale. L'andrangheta ci serve, dove riesce ad arrivare ci arriva, dove non riesce ad arrivare compra le persone. Quindi io mi compro un professionista che mi fa una determinata cosa, mi deve far sparire i soldi, utilizzo quel professionista. Ma c'è anche poi un livello più basso, che è il livello di ogni giorno. Quindi ci sono i bar, ci sono i ristoranti, ci sono i locali, che poi servono anche a fare controllo del territorio, servono ad essere presenti sul territorio. A Milano c'è uno strumento che viene utilizzato da circa un anno, che è uno strumento fantastico, ai limiti delle garanzie di legge, ossia che la prefettura, dopo una relazione dell'antimafia, della direzione investigativa antimafia, delle forze dell'ordine, può chiedere al comune la revoca della licenza della SCIA a tutti coloro che hanno un'attività pubblica o comunque un rapporto con la pubblica amministrazione. C'è una sentenza del Consiglio di Stato che sta sul sito di avviso pubblico. Io lo dico sempre perché a me ha stupito tantissimo ed è finora ha sempre retto. Ne parlavamo ieri, l'altro ieri col comandante della DIA, finora ha sempre retto. Cioè, quando ci sono dei rapporti familiari o diciamo all'interno della società, i soci così, che possano mettere a rischio la possibilità di un condizionamento della criminalità organizzata su quell'impresa, la prefettura può chiedere al comune di appartenenza la revoca di questa licenza per il venir meno dei requisiti morali e quant'altro. Esattamente come può avvenire, la procedura è più o meno la stessa, anche se più snella, dei famosi controlli antimafia per i quali ci siamo riempiti la testa. Questo cosa vuol dire però? Che fare attività, e questo è tutto un passaggio amministrativo, cioè questo lo possono fare le pubbliche amministrazioni, non c'entra niente, cioè le divise fanno un certo tipo di lavoro, la magistratura, ma qui non c'è niente di, non c'è magistratura, qui è giustizia amministrativa. Quindi cosa si può fare? Si può fare anche questo, la mafia non la possono combattere solo i carabinieri, polizia o magistratura. E poi ci sono, e qui concludo, dei rapporti, io personalmente stasera sono qui, quest'estate mi sono occupato più volte di una questione che ha riguardato questo territorio, penso di avere fatto arrabbiare anche qualcuno nello scrivere, nel riportare alcune storie. C'è stata un'inchiesta che ha riguardato un territorio della zona nord di Milano, perché poi siamo sempre molto, molto vicini in realtà, anche se siamo comuni diversi, dove c'era Novate Milanese, c'è una carrozzeria che si chiamava Ambrocar, che poi è diventata New Car. Questa carrozzeria è un centro pazzesco, è stato un centro pazzesco per il narcotraffico. Cioè tutti i più grandi narcotrafficanti che passavano da Milano a un certo punto hanno iniziato a passare, a radunarsi lì, a passare. C'è stato grandissimi passaggi, gestita da questo Rocco Ambrosino, poi ci sono state delle vicende che li hanno portati a Quartogiaro, a spararsi, varie questioni, Fratelli Toscano, e c'è stato all'epoca era assessore comunale qui a Bollate, nato Leonatoli, io non so, sbaglio sempre, di Barazzate, scusate, se non di Bollate, nato Leonatoli, non lo so, io sbaglio sempre l'accento, Massimo, che è nato, che è stato intercettato dalla polizia prima e dai carabinieri, si stavano indagando tutte e due, all'interno di questa carrozzeria. Lui giustamente si è difeso quando è uscito il suo nome dicendo: io sono andato perché sono andato a portare la macchina, avevo la macchina incidentata. Ed è così, effettivamente lui è andato a portare in questa carrozzeria dove però si pensava a fare un sacco di cose tranne che a sistemare le macchine, almeno a sentire il tenore delle intercettazioni. Fatto sta che lui effettivamente aveva questa macchina. Poi l'abbiamo scoperto, lui, devo dire, quando sono usciti i primi articoli si è subito dimesso dalla carica di assessore, però poi c'è stato un patatrac, nel senso che andando ad approfondire quelle carte si è visto che in realtà lui c'è stato parecchie volte in quella carrozzeria e ci andava abitualmente ed aveva dei rapporti di confidenza molto forte con alcuni di questi personaggi. Lorenzo Rossi, che adesso è un collaboratore di giustizia, ma è stato un grandissimo trafficante di cocaina a Milano. I due fratelli Toscano, uno è stato arrestato, l'altro no, l'altro è stato anche un mezzo personaggio famoso, è passato anche dall'Isola dei Famosi. Insomma, Rocco Ambrosino, un altro bel personaggio, stiamo parlando di trafficanti di cocaina, e loro hanno una foto insieme a lui in una discoteca, in un locale. Cos'è successo? È successo che poi, ascoltando questa intercettazione, è saltata fuori anche lì, la carne è debole, insomma tutti un po' ci provano,
bisognava rientrare di questa spesa, della spesa dei lavori di carrozzeria, ha cercato, diciamo, una piccola truffa per dire mi sono venuti addosso quando invece il danno l'aveva fatto lui. Vabbè, ma chi è senza peccato scagli la prima pietra, no? Cioè non facciamo processi alle intenzioni poi di questa, una piccola gabola con le assicurazioni, si potrebbe dire. Ma il problema vero è che cosa salta fuori? Salta fuori che mentre questi personaggi stanno parlando degli affari loro e di affari, voi capite di cosa stiamo parlando, a un certo punto lui è in imbarazzo, perché questi stanno parlando tra loro e dicono no, sta roba qua, sta roba là, ma quello che fa, e dice vabbè io vado. No, stai, Massimo, stai. Io, leggendo e rileggendo quelle carte, prima di scrivere questa vicenda, me lo sono chiesto tante volte, mi sono chiesto, ma lui, una persona così, è complice di questa situazione o è vittima? Io sono convinto che sia vittima, ma la cosa non cambia. Nel senso, nel momento in cui loro ti dicono resta, e quindi in qualche maniera ti rendono partecipe dei loro segreti, tu poi sei un suo uomo. Loro ti hanno portato dentro e tu sei roba loro. Tant'è che in quella durante quella fase intercettiva si parla anche di appalti, che lui millanta, di dire no, ma io ti faccio avere questo appalto, che là poi sono tutte cose che non si concretizzeranno mai. Però, tant'è che loro lo sfottevano, secondo me lo chiamavano pure il sindaco. E quindi, cioè, di certe situazioni, no, di questa commistione, poi ripeto, una persona che si è dimessa non è mai stata poi rinviata a giudizio, indagata per queste vicende, magari c'era qualcosa di penalmente rilevante, è stato valutato di no, però nel piccolo ci possono essere un certo tipo di rapporti. Io sono convinto che lui sia vittima sia stato vittima magari di questa situazione inconsapevole, però che si rendesse conto, come ci si rende conto sempre delle persone che si incontrano, no? Esattamente l'esempio che vi ho fatto prima dell'imprenditore, che se ti offrono un lavoro a 5 euro e tutti gli altri lo fanno al minimo a 10, vuol dire che tu sai perfettamente che mani stai stringendo, ecco. E quindi questa cosa qui è la famosa cosa che ci deve far pensare che la mattina quando entriamo in un bar a bere il caffè dobbiamo essere consapevoli di quello che stiamo facendo, della realtà che abbiamo intorno, di certi personaggi, e che Vincenzo Mandalari nella sua vita non è mai stato pregiudicato per mafia fino all'arresto e alla condanna per l'operazione Infinito, ma è sempre stato un mafioso presente su questo territorio, indipendentemente poi dalle ripercussioni della giustizia che alla fine sono arrivate. E come tali forse non doveva avere quelle porte aperte che ha avuto in alcuni territori, da alcuni imprenditori e da alcuni amministratori locali che sapevano benissimo con chi si stavano interfacciando. Grazie. Bene, grazie Cesare per averci ricordato che quindi la criminalità organizzata, le mafie non sono un problema del sud. Hai ricordato, hai fatto molto bene la strage di Duisburg nel 2007, quando appunto ci siamo accorti anche a livello internazionale che il problema è globale. E non abbiamo parlato di Setriano, primo comune lombardo sciolto per mafia, ma insomma non ne parliamo, ci sono una serie di indicatori locali, e grazie per questo excursus per quanto riguarda nomi, cognomi, fatti precisi che ciascuno di noi ha potuto poi ricordare. E volevo dare la parola velocemente a Alex Galizzi, vicepresidente della Commissione regionale antimafia, per io direi un appello ai cittadini su quello che è il lavoro che fate e che cosa appunto completare, quello che noi possiamo. Adesso volevo quindi chiudere con il fondatore del Movimento Agende Rosse, di cui faccio parte, Salvatore Borsellino, che si è parlato prima di un concetto che sicuramente lui ci può chiarire bene, cioè si è parlato di antimafia sociale, antimafia giudiziaria, quindi una serie di elementi, soprattutto il primo di questi due credo che Salvatore lo incontri quando va a parlare nelle scuole, quando va a parlare con i giovani. Non più tardi di qualche giorno fa, l'8 di febbraio, era in una scuola con 450 ragazzi, che insomma fa un bel effetto sentire la partecipazione di questi ragazzi. Quindi Salvatore, volevo chiederti quali sono gli stimoli che hai raccolto da questa antimafia sociale. Quindi vorrei chiudere questa serata con una finestra aperta verso la luce dopo le brutte cose che sentiamo. Questa consapevolezza cresce, si è parlato prima anche del fatto che adesso non c'è più un prefetto come nel 2010 che diceva che a Milano non esistono
cioè ci sono famiglie di 'ndrangheta, ma non esiste la mafia, insomma, ci sono singole famiglie mafiose. Questa cosa è accaduta a Milano nel 2010, adesso fortunatamente c'è più consapevolezza. Tu nelle scuole che stimoli hai, qual è il messaggio soprattutto per i giovani, e qua ne vedo un po', mi fa piacere, che puoi dare su quello che raccogli nelle scuole quando parli con così tanti ragazzi, così affettuosi verso la tua battaglia? Grazie. Adesso volevo quindi chiudere con il fondatore del Movimento Gelle Rosse, di cui faccio parte, Salvatore Borsellino, che si è parlato prima di un concetto che sicuramente lui ci può chiarire bene, cioè si è parlato di antimafia sociale, antimafia giudiziaria, quindi una serie di elementi, soprattutto il primo di questi due credo che Salvatore lo incontri quando va a parlare nelle scuole, quando va a parlare con i giovani. Non più tardi di qualche giorno fa, l'8 di febbraio, era in una scuola con 450 ragazzi, che insomma fa un bel effetto sentire la partecipazione di questi ragazzi. Quindi Salvatore, volevo chiederti quali sono gli stimoli che hai raccolto da questa antimafia sociale. Quindi vorrei chiudere questa serata con una finestra aperta verso la luce dopo le brutte cose che sentiamo. Questa consapevolezza cresce, si è parlato prima anche del fatto che adesso non c'è più un prefetto come nel 2010 che diceva che a Milano non esistono, cioè ci sono famiglie di 'ndrangheta ma non esiste la mafia, insomma ci sono singole famiglie mafiose. Questa cosa è accaduta a Milano nel 2010, adesso fortunatamente c'è più consapevolezza. Tu nelle scuole che stimoli hai, qual è il messaggio soprattutto per i giovani, e qua ne vedo un po', mi fa piacere, che puoi dare su quello che raccogli nelle scuole quando parli con così tanti ragazzi, così affettuosi verso la tua battaglia? Grazie. Sì, grazie, giusto due parole, perché io tra l'altro non sono abituato a questo tipo di incontri con adulti e in cui si parla di questi argomenti. Io sono da anni che ho scelto volontariamente di parlare soltanto ai giovani, perché ho scelto di fare un investimento a lungo termine, nel senso, io ancora a 25 anni di distanza combatto per la verità e per la giustizia sulla strage in cui hanno perso la vita mio fratello e i 5 poliziotti che gli facevano da scorta, e a 25 anni di distanza non ho purtroppo, visto che le mie aspettative di vita ormai non sono così lunghe, visto che i tempi della giustizia nel nostro paese invece sono estremamente lunghi, non ho la speranza di poter riuscire a vedere tutta la verità e tutta la giustizia sull'assassinio di mio fratello. Di conseguenza cosa faccio? Cerco di parlare con i giovani in maniera che ci sia qualcuno, quando io non avrò più forza di alzare questa agenda rossa, quando io non avrò più la voce per gridare resistenza, per cercare verità e giustizia, cerco di investire a lungo termine nei giovani in maniera che ci sia anche tra 20 anni, tra 30 anni, visto che parlo a ragazzi anche di 15 anni, anche più piccoli, che continui per quelle parole che hanno sentito da me, continuano a cercare questa verità che io purtroppo non riuscirò a vedere, visto che purtroppo a 25 anni di distanza, soltanto l'anno scorso ci sono state delle sentenze che hanno in qualche maniera determinato una svolta. Dopo anni in cui dei macigni veri e propri sono stati messi anche purtroppo anche dalle più alte istituzioni dello Stato sulla strada della verità e della giustizia, dopo 25 anni finalmente ci sono state due sentenze: la sentenza di Caltanissetta sul Borsellino 4, la sentenza di Palermo sulla trattativa, non più la cosiddetta trattativa, ma la scellerata trattativa che c'è stata nel nostro paese tra pezzi deviati dello Stato e la mafia. Finalmente c'è stata un barlume di verità, e la stessa cosa è successa a Caltanissetta in maniera assolutamente insperata, dove c'è stata una sentenza che, ribaltando quasi quella che era la linea processuale dei pubblico ministero, dell'ufficio istruzione, pensate che in quel processo era imputato Vincenzo Scarantino, che è una vittima dello Stato deviato. Vincenzo Scarantino è una persona, un balordo di quartiere, che è stato messo nel tritacarne da pezzi devianti dello Stato, è stato costretto a mentire
allontanando così la strada della verità e della giustizia di ben 25 anni con un depistaggio che la stessa sentenza afferma che sarebbe stato un depistaggio di Stato, perché sono stati poliziotti che adesso sono a processo, nell'altro processo che si sta svolgendo a Caltanissetta, ad avere vestito il pupo, ad avere costretto quelle con torture fisiche e mentali di tutti i tipi, hanno costretto quella persona a dire il falso. A 25 anni di distanza quindi finalmente c'è una svolta. Uno, la trattativa c'è stata, non è una presunta trattativa, ed è per questo motivo che è stato ucciso Paolo Borsellino, perché poteva denunziare quella trattativa e la trattativa con lui in vita non sarebbe potuta andare avanti. E per questo è stato ucciso, è stata affrettata quella strage, soltanto a 57 giorni di distanza dall'assassinio di suo fratello, dall'assassinio di Giovanni Falcone. E poi l'altra sentenza che dice che c'è stato un depistaggio, ed è stato un depistaggio di Stato. Quindi una svolta, ma dopo una svolta viene un'altra strada da percorrere. Io non avrò tempo di percorrere quella strada, allora investo nei giovani, parlo ai giovani, perché sperando che qualcuno continui a chiedere verità e giustizia, appunto, quando io non la potrò più fare. Ma se sono qui anche per un altro motivo, perché vedete, io vado nelle scuole, vado a parlare nelle scuole, è stato proprio in questa scuola qualche tempo fa che sono dovuto andare via a un certo punto del mio discorso, perché nel momento in cui un ragazzo mi aveva chiesto se c'era qualche politico colluso con la mafia, io avevo dovuto promettere al preside che non avrei parlato di politica, perché mi aveva aspettato nell'altro della scuola dicendo: mi raccomando, qui non si parla di politica, come se di politica non si potesse non parlare. La politica fa parte della nostra vita, fa parte di tutto, nel momento in cui parliamo, facciamo, si fa politica in ogni momento. Però quel preside mi dice all'entrata della scuola che qui di politica non si parla. Io dico: va bene, qui non parlerò di politica, non è il mio costume parlare di politica come lei la intende, io parlo di altre cose, anche se si fa politica anche in quella maniera. Un ragazzo mi chiede alla fine delle domande, leggendo una domanda che gli era stata cancellata dal foglio perché non doveva farla, però mi chiede, dice: le faccio un'ultima domanda, ma ci sono dei politici collusi con la mafia? Io rispondo: senti, dico, ci sono state delle sentenze in cui dei politici sono stati condannati per avere in qualche maniera collaborato con la mafia, per consorzio con la mafia. Dico, per esempio, un certo Giulio Andreotti e un certo Marcello Dell'Utri. Il preside mi toglie il microfono dalla mano e dice: no, io non posso ammettere che in questa scuola si parli in questa maniera di persone che hanno dato lustro al nostro paese. Ora, se mi avesse detto di una persona che ha dato lustro al nostro paese, io avrei potuto pensare che si riferisse ad Andreotti, a Giulio Andreotti, il quale purtroppo per ignoranza, tanti, anche probabilmente un preside di una scuola come questa, non sanno che non è stato assolto nel processo a cui è stato sottoposto, ma la condanna è stata prescritta, ma è stato assodato che lui fino al 1980 aveva contatti con la mafia e quindi non è stato assolto, e quindi potrà anche aver dato lusso al nostro paese per altri motivi, però sicuramente non è stato assolto, e quindi è un politico che ha avuto a che fare con la mafia. Ma se avesse detto di una persona che ha dato luce al nostro paese, ma ha detto di persone che hanno dato luce al nostro paese, quindi ha messo insieme Giulio Andreotti e Marcello Dell'Utri. Adesso, visto che Marcello Dell'Utri è in carcere per concorso esterno in associazione mafiosa, allora io non posso ammettere che in una scuola un preside dica che Marcello Dell'Utri abbia dato lustro al nostro paese. Allora non ho fatto altro che posare il microfono e dire: va bene, a questo punto io ho finito, sono andato via. Diciamo, devo dire però che i ragazzi mi hanno seguito nell'altro della scuola e quindi abbiamo poi potuto in qualche maniera, anche senza microfono e in maniera informale, continuare il discorso che in questa maniera è stato interrotto dal preside. Sono qui quindi anche per questo, e sono qui perché io, vedete, sono andato via dalla mia città, dalla città in cui sono nato, da Palermo, sono andato via
perché non potevo vivere in una città come quella, in cui, una città in cui la mafia si respirava, non potevo vivere in una città in cui il sindaco, e io la mafia la vedevo, vedevo i morti ammazzati per strada, ma il sindaco diceva che la mafia non esisteva. Ma vedete, quel sindaco era un politico democristiano, guarda caso proprio dalla corrente andreottiana, però era anche un mafioso, si chiamava Vito Ciancinino. Ma io sono venuto a cercare un altro paese e credevo di averlo trovato. Ma allora com'è possibile che quando a Milano, in quest'altro paese in cui sono venuto a vivere, quando si discuteva in consiglio comunale se istituire una commissione comunale per indagare sulle possibili infiltrazioni all'interno degli appalti per l'Expo, com'è possibile che il sindaco, meglio la sindaca, se così si dice, della passata amministrazione, ha detto che non ce n'era bisogno perché in Lombardia l'andrangheta non c'era? Ma era la stessa cosa che diceva Vito Ciancimino di Palermo. Ma Vito Ciancimino era un mafioso, quella sindaca sicuramente non era un mafioso, una mafia, non faceva parte della mafia, assolutamente no, ma forse non aveva gli occhi abbastanza aperti e si è dimostrato dopo. Io sono qui perché quel circolo di Paderno Dugnano, era un circolo dell'Arce in quale si sono svolte quelle riunioni dell'Andrangheta, quel circolo l'avevo inaugurato io, ero stato invitato a inaugurare quel circolo. E poi ho saputo che da attorno a quel tavolo a ferro di cavallo, nella quale quelle persone si alzavano per votare perché la costituzione della locale di 'Ndrangheta, perché la casa di San Luca, come ha spiegato prima Cesare, gli aveva dato l'autorizzazione a fare quella cerimonia qui, che le cerimonie di solito si svolgono nelle cattedrali dell''Ndrangheta, ma aveva potuto svolgersi qui per l'importanza che avevano le locali di 'Ndrangheta della Lombardia, e quindi si era potuta fare la cosa fuori sede. E dietro quel tavolo a ferro di cavallo, in quel circolo, in alto, sul muro, c'era la foto, il poster di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino. Per questo sono qui, perché io quest'altro paese che credevo di trovare, invece non esiste. Tutto quello da cui sono fuggito oggi me lo ritrovo attorno, me lo ritrovo in una forma estremamente più difficile da riconoscere di quella la quale io sono fuggito. Perché vedete, a Palermo c'erano i morti ammazzati per strada e noi ci facevamo gli anticorpi vedendo che cos'è la mafia e quali sono i risultati della mafia. Ma qui la mafia non si vede, qui l'Ndrangheta non si vede, qui la mafia è tutt'altro, qui la mafia è finanza, qui la mafia è accaparramento degli appalti, qui è infiltrazione nelle amministrazioni comunali, qui la mafia non si vede, quindi non ci si fa gli anticorpi. Per questo è necessario andare nelle scuole a parlare a questi ragazzi, perché aprano gli occhi, perché purtroppo, vedete, spesso io negli incontri che facevo una volta con gli adulti, sapete quante volte mi è successo, e per questo non l'ho fatto più quegli incontri, quante volte mi è successo di alla fine sentirmi dire: ma lei ci parla cose che riguardano il sud, che riguardano voi, ma cosa ci racconta? Quindi queste cose, vedete perché è estremamente più pericoloso qui l'Ndrangheta, perché non si vede, e quindi è necessario fare questo, quello che io faccio nelle scuole. Io non il mio tempo dedicavo allora a quei ragazzi, sai perché? Anche perché dai ragazzi io prendo la forza per continuare a combattere. Io ho 77 anni, faccio anche 2 o 3 incontri alla settimana, non solo a Milano, in tutta Italia, ma perché è necessario farlo. Questi ragazzi si devono rendere conto delle... Vedete, io a questi ragazzi non faccio come tanti politici che quando parlano ai giovani soprattutto dicono: adesso il futuro è vostro. Sì, bello, bello, il futuro è vostro, vi lasciamo questo paese in rovina, adesso pensateci voi ragazzi. È questo che gli dicono, quello che dovrebbero fare i politici, ed è quello che io faccio parlando, perche io tanto ne ho fatto anch'io tanti di errori, anche io sono stato indifferente, anche io quando sono andato via da Palermo e vedevo quello che faceva mio fratello a Palermo, sapete cosa pensavo? Se ho pensato per tanti anni, pensavo: sì, bravo Paolo, ma io tanto quelli non sono più affari miei, tanto io
ormai sono venuto in un altro paese, mi sono liberato da tutto quello. E allora questo racconta ai ragazzi, di non essere indifferenti, di non essere indifferenti, perché l'indifferenza è un grandissimo errore. Vedete, il pericolo non è la mafia, il pericolo non è l'andrangheta, il pericolo è l'indifferenza, il pericolo vero è l'indifferenza. Chi pensa che non siano affari nostri, chi pensa che devono essere altri, i carabinieri, i magistrati a risolvere questo problema? No, la mafia si combatte nelle scuole, la mafia si combatte nelle famiglie, e questa è la vera lotta. E non possiamo pensare che non siano affari nostri, che siano affari di altri. Se veramente tutti facessimo qualche cosa, se veramente tutti facessimo la nostra parte, allora poi non ci sarebbe bisogno degli eroi che si fanno ammazzare perché noi non abbiamo fatto abbastanza. Quando io ho fondato questo movimento, il movimento dell'Agente Rosso, un movimento che chiede solo verità e giustizia, che sta lontano non dalla politica non si può stare lontani, ma dalla partitica, dalla politica, diciamo, che poi diventa quella che purtroppo nel nostro paese è diventata quasi una parola da disprezzare. Quando io ho fondato questo movimento mi dicevano: ma tu cosa fai con un cucchiaino, vuoi svuotare il mare? Io ho risposto: sì, io sono un cucchiaino e voglio svuotare il mare, e se avrò solo questo cucchiaino ci vorrà 1 milione di anni per poter svuotare il mare, ma se di cucchiaini invece ce ne saranno 1 milione, io faccio l'ingegnere, faccio i calcoli, se con un cucchiaino ci vuole 1 milione di anni, con 1 milione di cucchiaini di un anno ce ne vorrà soltanto uno, e quindi se tutto insieme combatteremo contro questo cancro, che purtroppo è vero, è nato nelle regioni del sud, ma non perché ce l'abbiamo dal DNA, perché nel sud ci sono anche le persone che combattono la mafia, la maggior parte vengono da lì, quelle che si sono fatte ammazzare, beh, sono lì, le forze dell'ordine, i magistrati, i sindacalisti, i giornalisti, una serie infinita di morti c'è stata, ed erano tutti, la maggior parte, e venivano proprio da quelle regioni. Perché la mafia, l'andrangheta, è un cancro che è vero, è nato nelle regioni del sud, ma vedete perché? È nato lì per delle questioni storiche, lo studieranno nelle università, nelle scuole, ma non è questo che è importante, l'importante è quello, che i governi che si sono succeduti dalla fine della guerra a oggi hanno letteralmente abbandonato quelle regioni al controllo della criminalità organizzata, perché potessero servire da serbatoio di voti per permettere a chi ci ha governato dalla fine della guerra a oggi di governare il resto del paese. Hanno fatto come una persona che viene colpita da un cancro in una parte del proprio corpo, da un tumore, e quel tumore lascia lì, abbandonato a se stesso, come potesse rimanere confinato nella gamba, nel sud, il sud così lontano. Ma che cosa succede quando un tumore viene abbandonato a se stesso senza aggredirlo con quelle cure terribili che distruggono insieme cellule sane e cellule malate, ma qualche volta riescono a fermare il tumore? Succede che il tumore si espande, entra in metastasi, aggredisce tutte le cellule dell'organismo, e oggi rendetevene conto, non c'è regione del nostro paese che sia esente dalla penetrazione di questo cancro, che come il cancro ha imparato a mascherarsi. Sapete perché il cancro non si può sconfiggere? È una scoperta recente, perché le cellule tumorali si mascherano rispetto al sistema immunitario, il sistema immunitario non le riconosce e quindi non le può aggredire. Infatti le cure più recenti per combattere il cancro tendono proprio a quello, a rompere questo mascheramento del tumore, delle cellule tumorali, in maniera che il sistema immunitario lo riconosca e si possa aggredire. Allora è fondamentale che noi riconosciamo questo cancro. Se lo riconosciamo e se lo aggrediamo noi, sistema immunitario, allora la mafia sarà finalmente sconfitta. Bene, grazie Salvatore.